Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi introduciamo Express.js. L'altra volta abbiamo visto come creare un web server con Node.js sfruttando direttamente le librerie messe a disposizione da Node. Adesso vediamo come realizzare un web server attraverso l'utilizzo di un framework, del framework più famoso per Node.js, che è appunto Express.js. Perché utilizzarlo? Perché ci semplifica la vita. Ci semplifica la vita nella gestione del routing, ci semplifica la vita nella gestione dei middleware. Quindi, ad esempio, i middleware sono delle funzioni che si interpongono tra la request e la response. Quindi, se noi ad esempio pensiamo di voler andare a intercettare tutte le eccezioni, ecco che i middleware diventano lo strumento fondamentale per farlo. E con Express.js realizzarli è davvero semplice. In più supporta veramente tantissimi template, ad esempio JIT, Bash, eccetera. Quindi direi di vedere subito qualcosa di pratico. Perfetto, ragazzi. Allora, per prima cosa apriamo Visual Studio Code. Aperto Visual Studio Code, inizializziamo il nostro progetto npm init-y, yes a tutto. Come file di main, come file di startup principale, lui avrà index.js e noi non abbiamo problemi, lo lasciamo così. Nel caso avremmo potuto rinominarlo e creare poi qualsiasi file. Installiamo la libreria Express, npmi Express. Installiamo la libreria Express.js, lui in questo modo tirerà giù tutta la libreria e le relative dipendenze e le andrà a inserire tra i node modules. Importiamo la libreria nel nostro progetto, require Express. Allora, questa libreria cosa fa? Questo modulo node in realtà esporta un metodo che si chiama proprio Express ed è consuetudine all'interno di un'applicazione che fa uso di Express.js referenziare questo modulo con una variabile chiamata app, quindi constapp uguale funzione esportata dal modulo. Avremmo potuto chiamarla in qualsiasi modo, è solo una consuetudine. App ci mette a disposizione tutta una serie di metodi per poter lavorare col nostro web server. La prima cosa che fa è mappare i metodi delle richieste HTTP, i verbi principali delle richieste HTTP. Poi ci consente di creare dei middleware, di configurare dei middleware. Ci consente ad esempio di rendere una pagina web attraverso il metodo render. Insomma, consente di fare un po' di cose che poi man mano vedremo. La prima cosa, che è quella più facile, è quella di metterci in ascolto sul nostro server web, ad esempio sulla rotta principale, quindi non passeremo nessun segmento all'URL, e invieremo al client una semplice risposta, ad esempio una stringa di testo. Come si fa? App.nome del verbo HTTP, quindi get, la rotta sul quale vogliamo rispondere, nel nostro caso la rotta principale, quindi ci basterà mettere, non dovremmo mettere nessuna porzione, nessun segmento dell'URL qui e lui sarà in ascolto. La callback prevederà la request e la response come parametri, perfettamente ereditati da Node. Quindi così come si fa con Node principale, quando si crea attraverso la libreria HTTP un web server, così si fa anche attraverso Express.js. E possiamo inviare al nostro client la stringa, ad esempio, ciao, sono il server. Quindi qualsiasi client invierà una richiesta al server sulla rotta principale, lui invierà ciao, sono il server. Per mettere in ascolto il server su una determinata porta, si può utilizzare il metodo listen. Listen, nome della porta, un eventuale messaggio quando, ad esempio, parte il nostro web server, insomma, per vedere che è partito correttamente. Function console.log, sono in ascolto sulla porta 3000, ad esempio. Perfetto. Se noi andiamo ad avviare il nostro server, vedremo che abbiamo il messaggio sulla console, sono in ascolto sulla porta 3000 e se arriverà una richiesta al server sulla rotta principale, lui risponderà ciao, sono il server. Di default lui,
invia una 404 not found qualora dovesse arrivare una richiesta su una rotta non gestita. Quindi, ad esempio, se noi proviamo a inviare una richiesta su una rotta che è diversa da quella principale e non abbiamo noi mappato alcun metodo su quella richiesta, lui risponderà con un not found. Allora, nelle precedenti lezioni su web server, bene o male abbiamo fatto sempre le richieste tramite browser, perché le nostre richieste erano richieste semplici in GET. Adesso la nostra richiesta la faremo attraverso l'utilizzo di applicazioni terze. Applicazioni terze possono essere delle applicazioni desktop come Postman o Advanced REST Client, o delle semplici estensioni per il browser. Nel mio caso utilizzo il nuovo Edge, quindi bene o male eredita le estensioni da Google Chrome. Utilizzo Rester. Rester non fa altro che simulare la richiesta HTTP in uno dei verbi con il quale noi vogliamo effettuare la richiesta. In pratica, per capirci, è come se io qua scrivessi HTTP slash slash localhost 2.3000 e quindi ho la risposta del server: ciao, sono il server. Siccome la sto facendo tramite browser, sto inviando una richiesta in GET. Tramite questi tool io posso fare la stessa cosa. Ecco qui, localhost 3000. Ecco, ciao, sono il server. Con la differenza che posso andare a simulare tutti i verbi di una richiesta HTTP. Adesso nel dettaglio vedremo che cosa si intende per verbi e per metodi HTTP. Dove però posso andare ad aggiungere delle altre informazioni, tipo ad esempio posso andare a mettere ad esempio l'authorization per mettere un bearer token, ad esempio posso inviare il body della nostra request, posso aggiungere, lui ha delle autorizzazioni già mappate, insomma posso andare ad aggiungere tutta una serie di informazioni, posso inserire il content type, ad esempio application json, eccetera, poi man mano vedremo anche cosa sono. Allora, adesso dobbiamo introdurre un attimo cosa sono i verbi HTTP, cosa si intende per mappare una richiesta CRUD, e poi successivamente vedremo anche come gestire altri tipi di richieste oltre alla GET. Allora, abbiamo visto con Express come diventa facile mappare le richieste ai verbi HTTP. Che cosa significa? Allora, immaginiamo di avere un server e il server ha delle risorse. Cioè, quando noi chiediamo una risorsa a un server, ad esempio la risorsa può essere una pagina web, noi chiediamo di eseguire di fatto un metodo HTTP sulla pagina. In questo caso noi stiamo dicendo al server: mi dai un get della pagina web, ad esempio index.html, cioè noi vogliamo ottenere poi la pagina dal server. Allora, se noi estendiamo un po' questo concetto, possiamo immaginare di avere un server web che ad esempio oltre le pagine ad esempio restituisce, che ne so, dei comuni o delle persone. Allora ci sarà bisogno di creare dei servizi che rispondano poi alla nostra richiesta. Se noi ad esempio pensiamo ad altri tipi di servizi, tipo i servizi SOAP, noi dobbiamo andare a creare dei metodi ad hoc, tipo ad esempio get persona by ID, insert persona, modifica persona, delete persona, eccetera. E il server poi lo dovevamo chiamare proprio così. Quindi ad esempio nome del server, slash metodo, slash richiesta, slash nome del metodo, quindi persone, slash get persona by ID, scrivere tutto. Quando noi invece andiamo ad utilizzare un servizio REST, noi ci basterà chiamare semplicemente la risorsa, ad esempio persona. E il servizio sa che qualora l'HTTP, la nostra request, arrivi utilizzando il verbo get, ok, vorrà un'operazione di get sulla persona, lui saprà che dovrà mappare la relativa poi operazione CRUD da effettuare sulla persona. CRUD sta per create, read, update e delete. Quindi noi ad esempio facciamo un get, significa voglio leggere ad esempio una persona salvata nel nostro DB. Ecco che allora noi ci basterà semplicemente chiamare la risorsa e in base al verbo lui saprà che cosa voglio fare. Naturalmente
nulla vieta di avere un metodo get che poi di fatto all'interno nella funzione qualcuno farà l'insert. Però andiamo un attimo contro quelli che sono i principi di un REST, di un servizio basato sul CRUD, cioè la risorsa vuole poi in base al verbo HTTP richiesto la relativa operazione che dovrà fare. Allora, come dicevamo prima, se andassimo a provare a richiamare una routa che però non viene mappata attraverso Express.js, noi otterremo lo status 404 not found. Gli status vengono già gestiti direttamente dal framework. Quindi, ad esempio, se andassi a chiamare la routa persona che non esiste, 404 not found. Se invece provo a mappare la routa, quindi ad esempio persona, ciao sono una persona, se andassimo a ricompilare il nostro web server, ecco che otterremo 200 status ok, ciao sono una persona. Lo status della risposta possiamo anche settarlo noi, ad esempio possiamo evitare, ad esempio vogliamo evitare che ci siano delle chiamate su questa routa. Quindi io posso prima del send inviare uno status, ad esempio 404, routa non presente. Quindi vado a rispondere con lo status che è il 404 e il messaggio invece di quello di default ne vado a mettere uno custom. Se andiamo a ricompilare, riproviamo a chiamare persona. No, non ho salvato. Ecco che otteniamo 404 not found e routa non presente. Modo più raro, e qui possiamo mappare tutto, possiamo mappare gli internal server error, possiamo mappare i forbidden error. Insomma, possiamo gestire tutti gli stati che insomma su Google si trovano facilmente. Res.send status. Posso inviare ad esempio direttamente uno stato by number, per esempio send status 403, lui in automatico risponderà con questo status. Quindi se vado a ricompilare, 403 forbidden. Quindi rispondo direttamente. Perché? Perché se io avessi messo solo il set senza il send, io non avrei chiuso la risposta, non avrei mai comunicato al client che la nostra richiesta è terminata e quindi il client rimarrebbe sempre in attesa di sapere quando termina la nostra richiesta. Quindi ad esempio se io invio questo, vedete, lui gira perché non ho inserito il punto send che fa capire che la richiesta è terminata. Oltre al punto send possiamo inviare anche il punto end. Ok, adesso lo aborto direttamente della richiesta, in questo modo interrompiamo. Allora adesso lancerò il server, siccome faremo diverse modifiche, lancerò il server con Nodemon. Nodemon è un'applicazione che potete installare facendo npmi-g nodemon. Lo abbiamo visto anche in altri tutorial. Ricompila in pratica ogni volta che noi andiamo a modificare il file. Quindi Nodemon. E partirà in automatica. Adesso ogni modifica che noi andremo a fare lui in automatico ricompilerà e il web server sarà sempre aggiornato, così evitiamo di dover interrompere di volta in volta e ricompilare. Allora adesso vediamo come gestire i parametri, i dati inviati dal client verso il server. Infatti noi abbiamo inviato finatura response, però abbiamo visto come andare a gestire i parametri che un client può inviare al web server. Allora, normalmente la request del client prevede proprio dei parametri che servono quando siamo in get ad identificare la risorsa che vogliamo ottenere dal server. Tipo ad esempio noi abbiamo qui un get persona, potrebbe essere che noi vogliamo ad esempio identificare la persona attraverso l'ID o vogliamo ad esempio andare a filtrare le nostre risorse persona per ottenere ad esempio una persona nata il in un giorno specifico.
Allora, come possiamo passare i parametri attraverso la get? Lo possiamo fare in due modi. Lo possiamo passare come segmento dell'URL, quindi in poche parole sarebbe che una porzione dell'URL, ad esempio questa, diventi un parametro per andare ad identificare una risorsa. Quindi persona sarà la rotta da gestire, quello che c'è dopo persona è un parametro. Un altro modo per passare i parametri al server è attraverso le query stringhe, ovvero al termine del nostro indirizzo possiamo mettere punto interrogativo, nome del parametro e relativo valore. Entrambi i modi vengono gestiti in maniera abbastanza semplice attraverso Express.js. Infatti Express.js all'interno della request prevede due tipi di metodi, uno è params e un altro è query, entrambi che servono per identificare la risorsa, risorsa identificabile attraverso il nome, tipo ad esempio nel nostro query string id è il nome per identificare la risorsa, quindi sarà req.query.id e questo lo possiamo provare subito inviando come risposta al client, ad esempio, l'ID che ci ha passato. Quindi valore ID più req.query.id. Se noi andiamo, valore ID 12, valore ID 22. Ecco che tramite Express.js diventa veramente facile mappare questi valori, ma quando è che ci conviene, quando è che è buona norma utilizzare le query string e quando è che è buona norma utilizzare params? Beh, diciamo che è buona norma utilizzare come segmenti dell'URL, quindi questo tipo di sintassi, le situazioni in cui noi vogliamo identificare in maniera univoca una risorsa, tipo per ID, tipo per ad esempio data di nascita. Invece quello che sono delle operazioni da fare sulla risorsa, che possono essere operazioni da fare sui dati, quindi ad esempio filtrare i dati o ordinare le persone o qualsiasi altra cosa insomma ci venga in mente, quello sarebbe buono farlo attraverso le query string. Ad esempio, potrei avere una situazione del genere. In questo caso noi andiamo a gestire la variabile di ordinamento tramite query string. In realtà il body prevede anche un'altra tipologia di parametro, che è passare direttamente nel body quelli che sono i parametri passati dal client. E qualche volta mi è capitato anche di vederlo fatto, però in realtà non si fa, perché in get è sbagliato, così come tutte le richieste HTTP, il fatto che nel body io posso mettere un JSON o dei parametri. Questo è perché fa parte dell'HTTP, del metodo HTTP, almeno dall'1.1 in poi, perché l'HTTP prevede un body. Ma di fatto questo body passato in get non dovrebbe essere elaborato dal server. Il body di un get, anche se è presente, di fatto non dovrebbe avere alcun significato per la richiesta. E questo fa parte proprio del design e delle specifiche di HTTP 1. Cioè, questo per dire cosa? Che io l'order by lo potrei anche passare qui come parametro della nostra richiesta. Order by, ad esempio cognome, però è sbagliato. È sbagliato fin quando le nostre richieste utilizzano il verbo get. Quando utilizzeremo il verbo post, assolutamente sì. Quindi diciamo nel body, il body esiste perché esiste nell'HTTP dall'1.1 in poi, ma quando io utilizzo il metodo get non uso il body come parametri sul quale il server dovrà lavorare. Il body che serve al server per lavorare, tipo ad esempio in post l'inserimento di una persona,
Allora, in quel caso sì, utilizzerò il body, il corpo della richiesta. In questo caso no. Allora, vediamo, io ad esempio abbiamo detto che noi possiamo passare anche l'ID attraverso segmento dell'URL. Beh, in questo caso come facciamo a far capire a Express.js che quella è una porzione del segmento? Utilizzeremo la seguente sintassi. Gli diremo che sulla rotta persona slash due punti significa che dopo questa rotta c'è un parametro e questo parametro lo possiamo identificare con il nome di una nostra variabile, ad esempio identificativo. Ok, quindi se andassi adesso a leggere da params questa variabile, automaticamente lui la vede. Nulla mi vieta di mischiare anche le cose. Cioè, ad esempio, io posso passare l'ID più, ad esempio, il nome. Recco.query.nome. E a questo punto, io dopo però l'ID devo andare a inserire il nome. Nome uguale Pippo, ad esempio. Il valore di 123, nome Pippo. Quindi noi possiamo anche creare qualcosa di ibrido tra il query string e i segmenti dell'URL, i parametri dell'URL. Quindi abbiamo visto come è facile ottenere una risorsa, nel nostro caso ad esempio una persona, attraverso il metodo get. Mettiamoci nella situazione adesso in cui ad esempio se noi volessimo salvare una persona sul nostro, quindi l'inserimento di una nuova persona, in questo caso il metodo esposto dal server è il metodo post. Metodo post sempre sulla stessa risorsa. Quindi ecco la differenza di cui si parlava nelle slide, che adesso ad esempio per inserire una persona non ho bisogno di fare persona.insert persona, ad esempio, ma in base al verbo HTTP, che in questo caso sarà il post. Io so che voglio fare un inserimento di una nuova entità, di una nuova persona. E quindi app.nome del verbo viene già gestito da Express. E in questo caso i parametri però ce li avremo nel body. Nel body della nostra richiesta. Siccome normalmente i parametri all'interno del body vengono passati come un oggetto JSON, lo dobbiamo dire perché di fatto request.body di default è undefined. Quindi, ad esempio, se io andassi adesso a inviare in post un qualsiasi body, ad esempio, mettiamo la proprietà nome Pippo e vado a inviare questo. Il body è vuoto. Infatti noi stiamo inviando un body ma non mi sta stampando nulla perché non ha alcun valore. Che come dobbiamo fare? Dobbiamo far capire a Express.js che dovrà andare a popolare il body con l'oggetto JSON passato attraverso la nostra richiesta. Prima si utilizzava la libreria Body Express, che è body parser che andava installata a parte. Adesso semplicemente ci basterà andare ad aggiungere un middleware e il metodo use serve proprio ad aggiungere i middleware al nostro progetto. E il middleware da utilizzare sarà Express, poiché viene esposto direttamente dalla libreria, quindi express.json. Ecco che lui a questo punto saprà andare ad elaborare questo valore del body. Se io provo a rifare la richiesta, ecco che adesso ci risponde con un oggetto. Se io facessi body.nome della proprietà, ecco Allora, abbiamo visto quanto è semplice gestire la richiesta sotto il verbo get, grazie all'utilizzo di Express.js, e gestire tutti i parametri. Con la stessa semplicità possiamo gestire il post.
Posto che io mi aspetto una richiesta fatta in posto su una persona, vado ad esempio a fare l'inserimento della persona all'interno di un nostro database. E non c'è bisogno che qui vado a creare un metodo insert persona by dati, eccetera, con tutti i parametri. No, sarà già la risorsa che a fronte del verbo con il quale sarà fatta la richiesta saprà che cosa fare. Questa volta però i parametri noi li passeremo nel body e li passeremo come oggetto JSON. La sintassi per costruire un body di tipo JSON, più o meno è standard ormai in tutti questi applicativi che fanno da REST client, basta aprire le parentesi graph, nome della variabile e relativo valore, virgola, altra variabile, altro relativo valore e così via. Alcuni programmi possono richiedere il singolo apice qui, però poi di fatto la sintassi è la stessa. Quello che cambia per adesso è che noi stiamo inviando un oggetto, in questo caso di tipo JSON, e quindi nel header dobbiamo andarlo a definire questo. Quindi va definito un content type alla richiesta di tipo JSON, che adesso non è gestito da nessuno, infatti 404 not found. Beh, come gestirlo? È molto semplice, app. Nome del verbo, così come avveniva per la get, e in request, nelle due variabili request e response, otterrò quelli che sono i dati ricevuti al server e i dati da inviare al client. Nello specifico, il recco.body, ho quelli che sono i parametri del corpo della nostra richiesta. Se adesso però andassi a reinviare il body, ad esempio, body.nome della proprietà nome al nostro client, non otterrei nulla se non un internal server error. Perché? Perché di fatto nome non esiste per lui, perché body non ha alcun valore. Se tolgo .name non mi dà errore, ma body è undefined, non è definito, perché lui non sa che deve andare a riempire un oggetto body con dentro tutte le proprietà del nostro oggetto JSON. Per poter fare questo, una volta bisognava andare a installare una libreria che si chiamava Body Parser. Adesso questa cosa è già nativa in Express. Basta aggiungere un middleware che fa per noi questa cosa. Per aggiungere i middleware all'interno di Express.js si usa app.use. App.use e il middleware da utilizzare. Nel nostro caso il middleware viene già esportato tramite Express, quindi ci basterà fare express.json e adesso il body avrà un valore. Se volessi accedere alle relative proprietà del body, mi basta fare body.nome della proprietà. Pippo. Quindi in questo modo abbiamo gestito le richieste post e con la stessa semplicità si potrebbero gestire le richieste input. Se io ad esempio volessi modificare una persona, lo farei attraverso il metodo put. Il metodo put è express, lo mettiamo in ascolto su questo verbo, sulla stessa risorsa, e i parametri che poi dovranno essere modificati li posso passare attraverso il body. Quindi se facessi così otterrei Pluto. Se io adesso invece volessi andare a dire quale risorsa vo devo modificare, potrei tranquillamente passargli l'ID della persona attraverso un segmento dell'URL, attraverso un params. Quindi ad esempio potrebbe essere persona da modificare con id, e diciamo che nel params abbiamo l'id della persona da modificare, perché ricordiamoci che i params è buona norma utilizzarli come quelle variabili che servono per identificare in maniera univoca l'oggetto, la risorsa da dover modificare. E qui diciamo nuovo valore, ad esempio il cognome. E qui però dobbiamo specificare,
che qui si aspetterà una variabile che si chiama id. Ecco che se noi lo andiamo a chiamare, così adesso diventa sbagliato perché manca l'id, se gli passo l'id, persona da modificare con id 122, nuovo valore Pluto, dove l'id l'abbiamo preso da un segmento dell'URL per identificare la risorsa. Il relativo oggetto da modificare lo prendiamo dal body. Allo stesso modo possiamo andare a implementare l'ultimo verbo sulla risorsa che ci interessa, che è il delete. Anche in questo caso, siccome identifica una risorsa, che ad esempio io dico cancellami la persona con quell'ID, ecco che noi andiamo ad utilizzare il params, persona da eliminare. Utilizzeremo un segmento dell'URL per identificare la persona. Quindi, ad esempio, se io adesso andassi a fare il delete, persona da eliminare con ID, vabbè, cambiamo giusto per dimostrare, con ID 11. Ecco che noi abbiamo gestito tutti e quattro i verbi HTTP sulla risorsa persona. Teniamo presente che man mano che il nostro progetto cresce, le risorse da gestire diventano tanti e quindi noi immaginiamoci qui di avere un file con tutte le rotte, ad esempio, gestite dal nostro progetto, diventa illeggibile, immantenibile e ingestibile. Come si può fare? Beh, tramite Express possiamo raggruppare tutte le nostre rotte, ovvero le porzioni delle nostre rotte, in dei router, che poi di fatto sono dei moduli, così come lavora Node. Abbiamo visto nell'altro tutorial come importare ed esportare moduli, applichiamo questa logica con Express.js in modo da, ad esempio, andare a gestire tutta questa risorsa persona all'interno di un altro file e lasciare qui solo la gestione della rotta principale. Quindi possiamo creare una cartella, che di solito io la chiamo routing, all'interno di routing. Metterò quelle che sono le rotte, la risorsa gestita da quella rotta. Quindi, ad esempio, in questo caso sarà persona routing. E in persona routing spostiamo tutta la logica che riguarda questa risorsa. Quindi la togliamo completamente da qui, la spostiamo qua. Persona routing non viene colorato. Punto JS. Allora, dobbiamo andare ad importare nel nostro modulo esterno la libreria Express. Di qua abbiamo referenziato app, che di fatto è il metodo principale esposto da Express, cioè l'oggetto Express vero e proprio. Per gestire il routing, Express ci mette a disposizione un altro metodo che è proprio routing, quindi express.router. Router, e in questo modo noi possiamo trasformare queste rotte in dei router veri e propri da gestire poi nel nostro file index. Di solito, come è consuetudine chiamare app la variabile principale che gestisce l'oggetto Express, per i router di solito si chiama router, ma possiamo insomma chiamarlo come ci pare. È solo perché noi sappiamo che se viene definito così, noi sappiamo che in router noi abbiamo tutti quelli che sono i nostri router. E andare ad esportare poi questo router, quindi module.export è la proprietà da esportare, che è router. E adesso di qui dobbiamo andare a importare il nostro modulo, quindi host persona router require. La cartella è routing e il modulo è persona routing. E adesso lo andiamo ad aggiungere col middleware, sempre tramite il metodo use, andiamo ad aggiungere questo middleware che è il nostro routing. Allora, dobbiamo definire dove dovrà rispondere questa rotta. Ecco
E noi possiamo definire questa rotta risponde su persona. Qual è il routing che risponderà su persona? Sarà persona router, questo qui. Quindi persona router. E siccome qui abbiamo definito su quale rotta dovrà rispondere questo router, a questo punto di qua non ci interessa più andarlo a definire. Quindi qui lo possiamo cancellare. Perché ci penserà di là a rispondere su questa rotta persona, e di default lui prenderà persona slash identificativo in get, persona senza nulla ma col verbo post il pot, il post e così via, insomma, per il put e per il delete. Possiamo provarlo anche subito. Ecco qui che sta già funzionando. Infatti lui ha mappato con il middleware direttamente questa persona router. Mentre qui rimane quella che è la nostra gestione del metodo get. Del metodo get sulla rotta principale, ma nulla mi vieta di voler spostare anche, ad esempio, la rotta principale in un nuovo file. Quindi qui potrei fare home routing e andare a gestire la rotta principale. Ok, quindi ad esempio potete fare homerouting.js e all'interno, come abbiamo fatto con persona, andare a spostare questo. Quello che però normalmente avviene è che le nostre API rispondano a API slash nome della risorsa, mentre ad esempio in una situazione del genere quello che dovrebbe fare il nostro web server, se gestisce anche dei file statici, delle risorse statiche, ad esempio inviare la nostra pagina HTML, ad esempio index.html, e per inviare delle risorse statiche col nostro web server tramite Express.js possiamo utilizzare il metodo static, in quanto Express.js per restituire un file static ci mette già a disposizione questo middleware al quale basta passare il nome della directory che conterrà le nostre risorse statiche, ad esempio public, img, eccetera, e lui quelle risorse sa che dovrà esporle all'esterno. Quindi ad esempio possiamo usare app.use express.static e qui andiamo a definire quella che è la cartella contenente le nostre risorse. Quindi immaginiamo di creare una cartella come normalmente si fa, la chiamiamo public, e all'interno di public abbiamo ad esempio un file index.html, ho sbagliato un po' la posizione delle lettere, HTML5, ciao, sono una pagina web. A questo punto a static gli dobbiamo dire nome della cartella da restituire. È bene appendere anche quello che è tutto il path della cartella, e questo lo possiamo fare attraverso dirname. Quindi dirname, perché ricordiamoci che poi di fatto Node utilizziamo JavaScript, ma è un linguaggio lato server, quindi lui ha accesso ai file e alle cartelle, e quindi dirname ci restituisce il path della cartella e public la relativa cartella che espone i file pubblici. Su quale rotta vogliamo mappare ad esempio le nostre pagine statiche? Beh, possiamo dire che la mappiamo ad esempio sulla rotta principale. Quindi ad esempio qui. Ed ecco che se noi adesso andassimo a richiamare il nostro localhost che è notget, ok, manca il path. Massimo richiamare il nostro localhost, ecco che lui ci risponde con la pagina statica. Lui un po' come ad esempio fa PHP, che di default legge index.php, eccetera, come da buon web server, se non gli diciamo nulla, lui restituisce, e c'è ed è presente all'interno della cartella, lui restituisce index.html, cioè la nostra pagina web. Ok ragazzi, quindi abbiamo visto come restituire la risorsa statica, quindi la pagina index.html. Nulla ci vieta di creare più pagine qui, ad esempio about,
punto html e qui creiamo la nostra pagina di about html. E qui, se noi adesso facciamo about.html, lui ci risponde con la pagina about.html. Quindi gestisce tutti i file, espone all'esterno tutti i file statici creati all'interno di questa cartella. Ecco che adesso che sappiamo gestire le nostre web API e i nostri file statici, possiamo andare iniziare a creare qualcosa di un po' più carino, ovvero di andare a creare delle vere e proprie pagine web che chiameranno le nostre web API elaboreranno la nostra richiesta e invieranno qualcosa al client. Facciamo subito qualcosa. Allora, diciamo che adesso il metodo get, così come si fa, a fronte di un id mi restituisca un oggetto persona, quindi let persona, che simuliamo adesso che l'id è proprio quello che gli abbiamo passato. Quindi recco.params.id che abbia un nome, Pippo, che abbia un cognome, Pluto, e tutta una serie di parametri. Inviamo questo oggetto JSON a chiunque ci faccia la richiesta. E quindi adesso se noi andiamo a provare il nostro get by id, API slash persona, se non mi sbaglio l'abbiamo cambiato, sì. Allora id, quello che gli abbiamo passato, nome Pippo, ecco che adesso questa web API risponde con un oggetto di tipo persona. Il content type è JSON. E diciamo che l'id glielo passerà a questa pagina web. Quindi ad esempio questa pagina web avrà un input type text, magari gli mettiamo come placeholder id della persona e avrà un button il cui value è invia e vediamo un po'. Ok, il testo, però non abbiamo messo Bootstrap, non abbiamo messo alcun template grafico, stiamo semplicemente costruendo la nostra logica lato client. Quindi c'è una casella di testo con l'ID della persona, invia richiamerà il nostro web server e il web server dovrà andare a popolare poi un altro div. Che conterrà id, in questo caso gli diamo un nome, id persona, nome persona, cognome persona, e nel placeholder metteremo cognome, nome ed id, in questo caso. Non ci saranno bottoni. Andiamo il nostro template grafico ed eccolo qui. E quindi andiamo a creare il nostro metodo click e al metodo click chiameremo una semplice funzione JavaScript. Quindi ad esempio creiamo il nostro metodo click. Diciamo che al click richiameremo la funzione getPersona. Ok. E quindi qui andiamo a creare il nostro script che sarà function getPersona e che cosa ci dobbiamo prendere? Intanto ci dobbiamo prendere l'id della persona, quindi document.getElementById e qui non l'abbiamo definito, id source. Allora, element by id e ci prendiamo il valore punto value. Questo valore
sarà ciò che noi passeremo alla fetch che farà la nostra richiesta alla web API. Quindi sarà fetch, che da ES6 è già nativa, nome del nostro servizio, quindi che nel nostro caso adesso è localhost 2.3000 slash API slash persona. E ci ha dato già il catch lui. Allora, diciamo che se va tutto bene e la response, avremo response.json. Se invece va in errore, avremo ad esempio un error in console.log error. E l'oggetto JSON restituito dal nostro web server andiamo a mappare all'interno di queste tre caselle di testo. Quindi semplicemente ci basterà adesso prendere l'oggetto JSON, che avrà le proprietà id, nome e cognome, e lo mettiamo all'interno di quelle caselle di testo. Quindi sarà document. Element by id, nome della proprietà, nome del tag, nome dell'elemento da cercare, punto value uguale json.id. La stessa cosa lo dovremo fare per tutte le altre tre caselle di testo. E le relative proprietà sono nome e cognome. Ok, direi che va bene così. Non ci resta che concatenare il nostro ID, ovvero il valore inserito qui, alla nostra richiesta. Qui mappa tutte le proprietà e direi di provarlo. Quando facciamo queste cose, però, apriamo F12 anche il debug, così vediamo che cosa succede. Ok, la nostra richiesta non parte proprio, in realtà non si scatena un errore, quindi non sta chiamando il metodo. Non è jQuery qui, è JavaScript puro on click. Quindi ricarichiamo la nostra pagina ed ecco che funziona. Quando facciamo le nostre richieste al server, lui ci risponde con un nuovo oggetto, con l'ID che gli abbiamo passato, e andiamo a popolare anche la nostra pagina web. Allora, adesso possiamo anche abbellirla aggiungendo un po' di bootstrap, ad esempio Google. Bootstrap. Ci importiamo giusto il CSS di base, JavaScript che ci serve per lavorare. Inseriamo all'interno del lead, togliamo il check dell'integrità, ok, aggiungiamo le librerie jQuery che servono per lavorare. Tolgo anche qui tutti i check sull'integrity fatti da Bootstrap. E direi che lo possiamo lasciare così. E aggiorniamo la nostra pagina web. Miracolosamente già il template grafico è cambiato. Se adesso noi andiamo ad aggiungere anche un po' di classi, container, class btn, btn
numeri. Ecco qui inizia a prendere un po' forma, questo anche graficamente questa cosa. Quindi magari sopra qui possiamo averci un H2, inserisci un ID per la ricerca. Mentre qui possiamo avere esito della ricerca. Anche grande H2, anche H3 può andar bene. Quindi quando mettiamo un ID lui restituisce questo. Vediamo adesso come passare invece i parametri all'interno della post. Quindi ad esempio noi mettiamo che abbiamo visto adesso nel get come andare a passare parametro con una query string e gestirla nel nostro radi. Vediamo adesso cosa succede con la post. Solo che adesso la post, in questo caso, siccome saranno dei dati inseriti eventualmente dal server, stamperemo un console.log, ad esempio, quindi loggeremo i parametri avuti nel body. Quindi possiamo già farlo, console.log json.stringify req.body. Req.body, e qui ad esempio potremmo aggiungere un altro div che aggiungi nuova persona. Aggiungi nuova persona, dove noi gli passiamo magari l'ID, simuliamo che l'ID lo metterà nel server, gli passiamo semplicemente cognome e nome, anzi qui avevo anche invertito nome e cognome, quindi qui abbiamo nome e cognome, con un altro bottone che magari è salvo. Qui tranquillamente si può creare un form group, ognuno di questi eventualmente può essere un form control, quindi insomma poi si può abbellire come ci si vuole il sito. Adesso noi stiamo testando le web API, quindi ci interessa poco dell'aspetto grafico. E qui facciamo salva e un altro metodo salva persona. Quindi andiamo a implementare il nostro metodo salva persona. Quindi sarà function salva persona. Recuperiamo l'ID, il nome e il cognome. Quindi sarà nome. E questo qui sarà cognome. Dopodiché andiamo a fare la nostra chiamata fetch alla web API. Localhost 2.3000 slash api slash persona. Questa volta dobbiamo fare una chiamata in post, quindi va definito attraverso dei parametri che possiamo passare alla fetch, qual è il metodo da chiamare, qual è il contenuto, quindi l'header della nostra chiamata, e il body da passare. Quindi faremo method post, headers possono essere di più, quindi in questo caso va costruito un JSON di headers, il cui content type è application JSON, che poi praticamente è quello che abbiamo fatto di qua. Qui abbiamo definito un headers, con il cui nome, il content type e il valore dell'application JSON, per far capire che quello che trasmettiamo è un JSON. E poi va definito il body, che nel nostro caso è un JSON, contenente una proprietà che si chiama nome e il cui valore ce l'abbiamo nella variabile proprio nome, e una proprietà che si chiama cognome, idem così come per il nome, il valore ce l'abbiamo nel cognome. E basta. Così a questo punto, se noi proviamo a fare la nostra chiamata, avremo stampato sulla console di log, in questo caso, qual è il body della nostra request in post. Così possiamo vedere che questo routing, questa route, riesce a gestire un body, un oggetto JSON proveniente da una pagina web. Quindi possiamo ricaricare la pagina, inviare due parametri, ed ecco che abbiamo sulla nostra console di log quelli che sono i parametri. Ad esempio, pinco pallino, diciamo salva, e qui lui mi sta loggando tutto quello che avviene. Possiamo anche un attimo andare a suddividere i div, questo contenitore su due colonne. Quindi ad esempio potremmo fare
una cosa del genere, div, class, container, div, class, row, così mettiamo tutto su un'unica riga. E poi andiamo a dividere la riga su due colonne, nella quale nella prima mettiamo inserisci l'id da ricercare, e quindi qui diventa call, e di qui mettiamo quello per inserire una nuova persona. Perfetto. Andiamo a rendere invisibile il risultato della ricerca, quindi ad esempio display 1, ed eventualmente solo quando poi magari ricerchiamo, diciamo quando la DEN restituisce qualcosa, quindi solo se l'esito della richiesta è andato a buon fine, possiamo andare a recuperare questo DIN, div, e lo facciamo sempre tramite ID, quindi possiamo fare div la ricerca, e qui possiamo dire document.getElement by id, qui id è questo, punto, e possiamo fare style.display direttamente uguale block, così lo rendiamo poi visibile. E lo rendiamo ad esempio, direi che possiamo rendere ad esempio invisibile quando andiamo a salvare una nuova persona, ad esempio, possiamo fare che poi diventa di nuovo invisibile. Quindi se andiamo un attimo a riaggiornare la pagina, ecco che abbiamo la parte di ricerca e la parte di aggiunta di una nuova persona. Quando aggiungiamo una nuova persona ci appare l'altro, quando salviamo una nuova persona l'altro scompare. Bene ragazzi, adesso vediamo i middleware, che è uno strumento molto importante, soprattutto quando si lavora con delle web API, lato server, è importante avere delle funzioni che si interpongono tra quella che è la richiesta e la risposta che noi vogliamo dare per fare qualcosa. Ad esempio, se volessimo loggare i dati passati dal client, questo sicuramente il middleware diventa uno strumento fondamentale, ma è fondamentale anche creare dei middleware, ad esempio, di validazione dell'autenticazione, no? Verificare se il token, ad esempio, è valido, non solo come scadenza del token, perché quello insomma è un pelo a dinchiaro, ma magari anche provarlo a decifrare o la chiave che abbiamo utilizzato per cifrarlo e vedere se il token è valido. Allora, di fatto ExpressJS si basa proprio sui middleware, di suo molto poco, essenzialmente sono una serie di chiamate di funzioni e queste sono proprio dei middleware. La cosa importante del middleware è quella che dovrà implementare il metodo next, in quanto altrimenti non passerà la palla al controllo successivo, alla funzione successiva, e rimane bloccato, rimane in sospeso la richiesta. E scadrà solo quando andrà in timeout praticamente. Abbiamo vari livelli di middleware, li possiamo realizzare a livello applicativo, a livello di routing. Diciamo che adesso vediamo quelli a livello applicativo. Tanto poi l'implementazione è sempre la stessa. Abbiamo visto con use come andare a importare i middleware già creati dalla libreria Express. Adesso vediamo come definirlo noi, ma di fatto il middleware è una funzione. Quindi ci basterà dichiarare una funzione all'interno di use e questa funzione avrà la request, la response e next per passare poi il controllo alla funzione successiva. A questo punto possiamo ad esempio fare un console.log dell'ora corrente. Ora corrente. Diciamo date time, date now, e lui in questo modo stamperà sulla console ad ogni richiesta che sarà pervenuta al web server l'ora corrente, la data e l'ora corrente. Ok, proviamolo subito. Possiamo anche inviare semplicemente questa qui. E lui ha
lanciato l'ora corrente. Ecco, come dicevo, il metodo next, altrimenti le richieste rimangono in sospeso. Next. Ricompiliamo. Infatti lui non riusciva poi ad entrare nel routing per risolvere la richiesta. Abbiamo 23 pippo e abbiamo insomma la data e l'ora corrente. Qui stiamo intercettando tutte le richieste. Mettiamo ad esempio che io voglio andare ad intercettare solo ad esempio il get. Ok, ad esempio mi interessa su questa rotta. Diciamo che vogliamo intercettare proprio le richieste su una rotta specifica. Quindi vogliamo andare a intercettare le richieste pervenute su questa rotta, che poi in realtà in get aveva il parametro id. Ed in questo caso gli mettiamo ad esempio, hai richiesto in get il seguente id. E facciamo ecco, .params.id. Quindi se noi adesso andiamo a richiedere questa persona, hai richiesto in get il seguente id. Se invece proviamo ad inviare in post da l'ora corrente la stampa, questo è il console.log del post, ma non ha usato questo middleware, perché noi gli abbiamo creato un middleware su una rotta specifica. Ecco che vogliamo adesso andare un po' a estendere questa cosa e pensare ad esempio che qualora ci fosse ad esempio la richiesta di salvataggio di una nuova persona, noi vogliamo loggare ad esempio su un file questa cosa. Quindi ad esempio potremmo dire con un atto middleware app slash api slash persona, e per ora ci facciamo un json.stringify la request punto body e quindi abbiamo due volte stampato l'oggetto passato. Questa volta però lo vogliamo scrivere su file, quindi andremo a importare la libreria FS. Abbiamo visto già in un altro tutorial come importare, come scrivere su file, sia come gestione di file col vecchio metodo, sia come utilizzare gli stream. Quindi importiamo la nostra libreria FS, mettiamo che il file lo chiamiamo proprio log, quindi possiamo definire ad esempio la nostra variabile file path, ad esempio che sarà proprio dir name più /log.log. E quindi andare a scrivere nel log l'oggetto della richiesta e magari la data e l'ora in cui ci è pervenuta la richiesta. Quindi possiamo fare fs.append file, lo rendiamo asincrono tanto non ci interessa. Ciò che deve scrivere, quindi json.stringify recco.body, potremmo anche andare a creare un oggetto json, ad esempio richiesta. Di fatto nella request ho già la data e l'ora, lo sto facendo giusto per mostrare come data, e possiamo mettere date.now e la persona, quindi recco.body, e andare a scrivere questo oggetto qui, richiesta. Eventuali errori li andiamo a gestire magari in un console.log. .log error, cosa che non gli piace, no, non è un error function. A questo punto, se noi provassimo a fare la nostra richiesta di salvare la persona PIMCO
Allino, lui logga e nel file di log ci va a scrivere l'oggetto della nostra richiesta. Oggetto null perché di fatto non ci sono stati errori, quindi avremmo dovuto gestire l'errore facendo se c'è un errore eventualmente lo loghi. Quindi possiamo rilanciare. E nel file di log adesso ci ha appeso di nuovo Pippo. Abbiamo la data e l'ora in cui è stato richiesto l'inserimento di una nuova persona e l'oggetto persona che è stato inserito. Quindi abbiamo visto anche come loggare queste informazioni, cioè le richieste che arrivano al nostro server. Anche i middleware poi possono crescere man mano che la nostra applicazione tende a crescere. E potrebbe diventare illeggibile e ingestibile scrivere tutti i middleware all'interno del nostro index.js. Potremmo pensare di creare anche qui dei moduli ed esportare poi i middleware. Quindi possiamo ad esempio creare una nostra cartella middleware. All'interno creiamo un file middleware.js. Qui ho anche sbagliato il nome della cartella. Ok. E quindi andrà a gestire questa cosa. Quindi ad esempio ci importiamo la nostra libreria per gestire i file e tutto quello che facevamo qui lo andiamo a fare praticamente all'interno del middleware. Possiamo crearci ad esempio un arrow function, lo chiamiamo log. Un arrow function log che avrà request, response e next come parametri e dovrà fare perfettamente queste cose qui. Con la differenza che qui però è un log generico, quindi non sappiamo se ci sarà un body perché potrebbe essere semi-get o qualcosa di vuoto, però sicuramente ci sarà il metodo chiamato. Quindi possiamo mettere recco.method, andare a loggare quindi la data e il metodo chiamato. E lo possiamo loggare ad ogni richiesta. Quindi possiamo fare module.export ed esportare il metodo log. Possiamo poi andare ad esempio a creare un log per le richieste post. Se noi sappiamo che le post avranno sempre un parametro, un body, possiamo pensare di loggare tutte le richieste post. In questo caso va bene andare a inserire il body della request. Quindi lo andiamo json.stringify. Perfetto. E quindi esportiamo anche log post. A questo punto questo log non ci serve più, questo log che abbiamo fatto per testo non ci serve più, questo qui neanche in quanto adesso ci pensa il middleware a loggare sempre la data e l'ora richiesta e neanche la libreria file. Quindi abbiamo ripulito di un bel codice, abbiamo separato la logica e quindi abbiamo i vari logger qui. Quindi a questo punto li possiamo importare, quindi chiamiamo middleware require.slash middleware nostra libreria e dire app.use mid.log. E a questo punto ogni richiesta sarà loggata. Se noi lo proviamo. Non abbiamo specificato il path, quindi lui il file di log ce l'ha creato all'interno della cartella middleware. O meglio, gli abbiamo specificato, ma abbiamo detto dir name, quindi ha preso tutto il path. Però l'importante è che ci ha loggato il metodo con il quale abbiamo fatto la richiesta, la data e l'ora. Quindi se io ad esempio provo a salvare un utente,
Metodo post, date l'ora. Se noi invece poi volessimo andare a specializzare l'altro middleware, questo qui abbiamo chiamato log post, per loggare ad esempio tutte le post dove abbiamo un body, perché magari ci interessa salvare, ci interessa loggare che cosa ci hanno richiesto come body della nostra request, allora possiamo fare così, possiamo andare a importare nostro middleware all'interno di persona router e quindi qui diventa punto punto slash punto persona e dire ad esempio router punto post per tutti i post che arrivano su questa risorsa. Cosa usiamo? Usiamo log post, il middleware log post, quindi lui tutti i post richiesti su questa risorsa verranno loggati all'interno di un file che poi si chiamerà logpost. Infatti, se noi proviamo a rinviare un nuovo utente, qui ci siamo, qui ha loggato date, ora, metodo e tutto il parametro. Farà l'append, quindi tutte le richieste saranno mano a mano aggiornate all'interno del file di log. Ok, ragazzi, spero che con queste lezioni, insomma, si possa iniziare a prendere un po' di familiarità con questo framework che è Express.js, che non offre tutto quello che c'è da offrire, tant'è che poi ci sono altri framework basati su Express.js che offrono molte più funzionalità, però diciamo che è sicuramente quello più versatile, quello più semplice, è quello che ci consente veramente di fare tutto ciò che ci serve attraverso un web server, che è appunto quella di gestire le richieste, creare dei middleware, verificare poi eventualmente con dei token le cose e poter gestire tutta la parte di gestione dei file sul server. D'accordo, ragazzi? Grazie a tutti e alla prossima.